Ci troviamo a Belluno e guardate un po' con chi ci troviamo, con Giuseppe Davide Galli. Ciao, ben ritornato a Belluno. Ciao, ciao a te, grazie. Dopo 10 anni, perché tu sei stato qui con noi a Belluno, a fare cosa 10 anni fa? Cosa sei stato? Ma sono stato ad allenare una squadra qui intorno e soprattutto a fare un bellissimo progetto, grazie a te, con la selezione provinciale di Belluno, che per la pallavolo penso sia stata una cosa abbastanza innovativa e che poi ha avuto anche un buon seguito, insomma. Ci sono anche giocatrici ancora oggi che giocano in Serie A di quella. Pensa un po' che cosa hai combinato quella che volta. Cosa abbiamo combinato? No, ci siamo divertiti, è stata un'esperienza veramente bella e formativa, devo dire. Ma te ne sei accorto che sono passati 10 anni? Sì, un po' sì, dai, un po' sì, con qualche chilo di più, con oggi poi anche un po' di raucene di Malandi, quindi un po' sì, però è volato il tempo. Sono ritornato qui e già mi sembra di essere quasi da te. Sei fortunatissimo. Esatto. Beh, vabbè, comunque, tanto per chi non lo sapesse, voglio dire, questo signore ha allenato anche la nazionale signore Sassema Bonitta, non facciamo errori con i nomi, vero, ok? Esatto. Ma hai fatto tante altre cose con Club Italia e hai girato tutta Italia, da Verona, sei andato a Rimini, dove sei stato? In Sardegna, a Monte. L'ho girato tutto. L'hai girate veramente tutto. Ho avuto la fortuna anche di girare il mondo con le nazionali, con quella pre-juniore di cui sono stato capo allenatore, quindi è stato un periodo bello, fortunato e intenso. Ma noi siamo qui non per parlare di pallavolo. Assolutamente no. Ma per parlare di tennis, allora volete sapere la cosa? Che questo signore, io non ho ancora capito perché si è messo a allenare a pallavolo, è un ottimo giocatore di tennis. Ha 50 anni, bisogna dirlo, auguri a proposito, perché fra qualche giorno ci siamo, grazie, caro mio. Beh, insomma, una classifica di tutto rispetto, 3.4, che insomma nel tennis vuol dire sapere giocare, poi ci ho giocato una volta con te, tiri la palla veramente fortissima, hai una velocità di braccio incredibile. Perché non hai fatto il giocatore di tennis? Ma il giocatore di tennis non l'ho fatto perché purtroppo per fortuna ho cominciato prima quasi ad insegnare il tennis. Io vengo da un paesino dell'entroterra marchigiano dove non ha neanche la struttura per giocare al tennis al coperto, quindi l'unica struttura che c'era era creata mio babbo ed era all'aperto. Poi nel tempo ho cominciato con la pallavolo sempre un po' per caso, mannaggia, e ho per tantissimi anni, che non mi ha chiamato la nazionale, ho allenato sia il tennis che la pallavolo, cioè ho fatto finché ho potuto, ho fatto le due cose perché ho insegnato tennis. Oggi ho ripreso alla nascita del secondo genito con la scusa di andare a dormire perché non riuscivo a dormire, sono andato a Merano a fare il corso PTR dove sono stato subito, ho preso le famose 5P e quindi sono ancora oggi un professional PTR. Ho proprio dentro la voglia, gioco ogni tanto, gioco con grande piacere e ho proprio voglia di rientrare nel mondo del tennis, quindi attenzione. Beh, allora qui abbiamo capito che fra un po' lascerà la pallavolo, non ci crede tua moglie, magari sarebbe anche felice, ma la pallavolo è un virus che si insinua in profondità, che non ti molla praticamente mai, ma uscirà ancora di più la tua voglia di giocare a tennis e di esprimerti anche magari come coach di tennis. Sì, sì, ho avuto la fortuna anche di allenare dei ragazzini che hanno vinto anche il titolo nazionale. Quindi, no, sicuramente è una passione importante per me. Io se faccio uno sport oggi, a parte il tennis tavolo, che è un pochino più comodo, e gioco proprio a livello buono. Con la mano sinistra. Anche con la mano sinistra, però ecco, se faccio un'attività sportiva la faccio nel tennis con diversi giocatori, ancora riesco a divertirmi. Quindi la passione è immensa. Seguo anche il tennis. Seguo anche le tue splendide immagini in giro per il mondo. Sei troppo gentile. Allora, guarda, visto che le segui, io ti invito ancora a seguirle, visto che io adesso parto e me ne vado in Australia. Lo sai. Ho cercato di convincere mia moglie a venire con te e non sono riuscito. Vabbè, dai, ci organizzeremo per il seguito. Per eventi più vicini. Più vicini. Ti aspetto, così magari vedremo, faremo qualche filmato insieme, qualcosina di tennis. Di tennis. Adesso parleremo d'ora in avanti solo di tennis. Solo esclusivamente di tennis. Sono d'accordo. Auguroni ancora e ben ritornato qui a Belluno. Una città che amo. Ciao.